Salve care amiche e cari amici che mi seguite da YouTube, se no da dove potreste vedere i miei video? Magari da uno dei social forum, da Twitter, da Facebook, da VK, VKontakt, da Google Plus, vabbè, insomma, care amiche ed amici che mi seguite, care amiche ed amici che mi guardate per la prima volta. I wish to all of you to have a happy new year 2017 with all your families, relatives, parents, friends, and all good followers. Allora, tradotto all'italiano, le mie intenzioni erano quelle, perché ho un pubblico internazionale. La maggior parte dei miei iscritti al canale di YouTube non parlano italiano. Forse per questo che il mio video, anche se già 370.000 visioni in 4 anni, non ha molte visioni, perché la maggior parte di quelli che si iscrivono non sono italiani o non parlano italiano. Allora dovrò fare dei video in inglese prossimamente. Le mie intenzioni erano quelle, care amiche ed amici, dearest lady and gentlemen, ladies and gentlemen, di augurarvi di trascorrere un buon e prospero anno nuovo, cioè dal 31, dalla mezzanotte del 31 dicembre alla mezzanotte del 31 dicembre prossimo. Infatti adesso è giovedì 29 dicembre, quindi io faccio questo video con anticipazione, perché magari il giorno dei botti filmerò qualcosa. Comunque vi auguro che l'anno nuovo, tutto l'anno nuovo, sia prospero, vi dia tanta felicità a voi e a tutti i vostri cari, tante soddisfazioni, e che veda realizzarsi tutti i vostri desideri, come già vi ho augurato per Natale, che tanto male non fa. Quindi che questo prospero anno nuovo possa darvi tanta gioia, tanta soddisfazione, tanta abbondanza, letizia, amore, soprattutto che per la prima volta si possa andare alle elezioni, perché Matteo Renzi se n'è andato, come ha promesso, da primo ministro, perché ha perso coscientemente e non hanno potuto fare i brogli, perché in pratica dall'Italia hanno votato tutti per il no. Però è rimasto ancora nella politica e non si sa che si ricandidi di nuovo nelle interne del PD. Quindi ci abbiamo ancora una volta un presidente del Consiglio dei Ministri che nessuno ha votato, cioè nessuno ha votato il partito per il quale si sarebbe vabbè che cambia poco, perché se avessero fatto le elezioni lo stesso ti avrebbero messo questo primo ministro, quindi cambia poco. Quindi mi ritrovo a parlare ancora una volta di cronaca. Volevo preparare, come il nostro amico Pietro Trevisan, una lettura, che lui sempre parla di Lovecraft. Io avrei parlato, non so, di Poe, che c'ho questa edizione, Edgar Allan Poe, tutti i racconti, le poesie e Gordon Pym. Però succede che devo rileggermi tutto o un racconto e poi devo scrivermile. Io sono molto reticente a scrivere, perché poi mi scrivo i miei pensieri e poi me li devo ricordare, e quindi va a finire che sembra che ho scoppiazzato da qualche parte, e non è così. Beh, come dire, questa mattina accendo il telegiornale
finalmente qualcuno ha sputato il rospo. Dall'Egitto un sindacalista ha detto che Regeni gli andava a fare troppe domande e allora lo ha denunciato ai servizi segreti. Quindi Regeni è stato tradito, è stato venduto. Lui che andava a fare delle ricerche sul campo è stato tradito da un sindacalista, un gremialista, non so come definirlo. E quindi adesso si sa che sono stati degli organi dello Stato ad averlo torturato sistematicamente ed ucciso. Questo succede quando si crede che la primavera araba in Egitto ha portato democrazia e invece ha portato quello che ha portato. Non ha portato democrazia, ha portato un totalitarismo militare che evidentemente fa più comodo alla NATO e a Israele di quello che faceva comodo il servile Mubarak, perché le cose continuano come prima, ma anzi continuano meglio di prima, ossia peggio di prima, perché questa giunta militare che governa l'Egitto sembra che faccia gli interessi di Israele e degli Stati Uniti più che degli egiziani. Ed è per questo che chi va a metterci il naso ci rischia la pelle, come è successo a Regeni. Ciò non toglie che si debba fare giustizia, ma se pensate di andare a fare del giornalismo in Egitto impuni, sappiate che già si rischia a farlo in Italia, quindi rimanete a casa vostra. Poi che altra cosa possiamo dire per fare questo video salutando l'anno vecchio, encomiandoci, lasciando l'anno vecchio alle spalle per affrontare l'anno nuovo? Che quest'anno è stata una merda climaticamente, ambientalmente, ecologicamente, politicamente, con il disastro di Genova, con le inondazioni, con il terremoto. Che cosa ci lasciamo alle spalle? Meglio non dirlo. Ne sono successe di cotte di crude: l'insicurezza, la criminalità dilagante, lo spaccio, che si dovrebbe liberalizzare la droga perché non sia più una fonte di lucro per le mafie. E invece si continua ostinatamente con il proibizionismo. Voglio vedere se ci fosse il proibizionismo dell'alcol e del tabacco, dove andremo a finire. Quindi l'anno vecchio ci ha lasciato tante rogne, ci sta lasciando tante rogne. Speriamo di arrivare alla mezzanotte del 31 ancora in buone condizioni. E speriamo che dal 1° gennaio le cose inizino a cambiare, anche se per gli scaramantici non cambieranno di molto, perché dalla mezzanotte del 1° gennaio, cioè dalle 0.00 e un secondo, che sarà domenica, quindi ietta doppia, iella doppia, perché prima di tutto non puoi riposare di lunedì o di martedì mancando dal lavoro, riposi di domenica. Secondo, se sei superstizioso, l'anno nuovo è il 2017, quindi ti è primo il giorno dell'anno nuovo di domenica, quindi riposa quanto vuoi, perché avresti riposato magari comunque, a meno che non sei uno dei pochi fortunati, del 32% di fortunati che in Italia sono disoccupati, quindi anche il resto della settimana non lavorano. E poi dicevo, è anche 17, quindi se per oltre avere lavoro, avere la sfortuna di avere un lavoro, c'hai la sfortuna di essere superstizioso, e ietta doppia, e iella doppia, perché? Perché ti bruci un giorno di lavoro per una festa che cade di domenica. Se magari il 1° gennaio 2017
cadeva di giovedì si faceva ponte largo, e invece no, doveva cadere di domenica, così lunedì vai a lavorare. E in più, se sei superstizioso, sarà per quello che cade di domenica, perché è 17, così inizia bene l'anno. Già inizi non facendo il primo ponte dell'anno. Poi, se vuoi, magari non vai a lavorare lo stesso lunedì, magari se ti pagano a giornata non fa niente, ma può anche darsi che di ritorno dopo al lavoro non lo trovi più il lavoro. Poi, che dire, che la politica italiana mi sta deludendo. Io non sono pro o contro qualcuno, ma ormai mi hanno rotto le scatole tutti. Il Movimento 5 Stelle c'ha tante proposte, ma non riesce ad andare avanti, si impaludano. Certo, non hanno esperienza, devono provare. Allora fanno un tiramolla. Intanto danno il tempo al PD e al PDL di riciclarsi, perché li arrestano per tangenti, ma i pentastellate fanno errori madornali, allora non si sa chi è meglio. Comunque speriamo che non arrivino altri terremoti, altre frane e altre inondazioni, perché ogni volta che succede devono correggere il bilancio pubblico. Questo significa che i soldi che scarsi, che già erano pianificati per essere investiti in strutture ed infrastrutture, in servizi eccetera, come autostrade, scuole, ospedali, ambulanze eccetera, carceri, pubblica sicurezza, devono andare a ricostruire quello che è andato distrutto. Allora, più disastri ambientali ci sono e più saremo scarsi in denaro. Cioè, un altro terremoto come gli ultimi due che sono successi in Italia, e veramente ci troviamo indebitati come la Grecia. Un'altra inondazione come l'ultima che c'è stata, e veramente ci troviamo indebitati come la Grecia, perché invece di spendere i soldi per andare avanti, spendiamo i soldi per rimanere a galla, per non si drenano i fiumi, non si arginano i corsi d'acqua. Soltanto quando c'è un'esondazione qualcuno si ricorda che, beh, da queste parti erano 12 anni che non si drenavano i corsi d'acqua, che non si facevano innalzavano le sponde, non si ricostruivano gli argini. Beh, 12, 20 anni, 30 anni. Ma quando è che se ne devono rendere conto? Quando muoiono delle persone? Quando bisogna ricostruire? E già, perché certo, è tutto un affare più la ricostruzione che la prevenzione. In prevenzione ci metti, non so, in Germania ci mettono 100.000 euro a chilometro di fiume, in Italia 1 milione di euro a chilometro di fiume. Però quando devi ricostruire, che è caduto pure quello che c'era e che andava bene, però non era sufficiente perché il cambio climatico, c'è più precipitazione, più nubifragi, non ci metti 1 milione, ma 10 o 30 o 40 milioni a chilometro di argine di fiume. E per drenare è lo stesso: più si riempie di detriti, più costa drenare. Quindi mi sembra che c'è troppa corruzione nelle amministrazioni pubbliche e che quello che cercano è il tanto peggio tanto meglio, come quelli che ridevano dopo il terremoto dell'Abruzzo o dell'Umbria, perché pensavano ai lauti guadagni del terremoto, non alle vittime. Allora lasciano che avvenga la tragedia per incuria e poi intervengono per lucro. È veramente molto triste. Ma non pensiate che ci sia amministrazione che si salvi. Fino adesso incorrotti sono stati i pentastellati, ma non vi scordiate che in Italia c'è stato un periodo in cui gli unici che non prendevano tangenti erano i comunisti di Berlinguer e i missini di Giorgio Almirante, ma non perché erano virtuosi, ma perché all'inizio non si rifilava nessuno, perché non avevano nessun ruolo chiave nelle amministrazioni pubbliche. Poi via via che si sono rimpastati nel pentapartito, beh, quando è arrivato Tangentopoli e Mani Pulite, anche loro, anche Missini, anche quelli di Alleanza Nazionale,
anche i socialisti, i socialdemocratici, no, credo che l'Alleanza Nazionale è nata dopo, nel 92-94, anche i comunisti italiani sono stati involucrati nelle tangenti. Fino a quel momento no, Missini e i comunisti italiani non facevano parte di molte amministrazioni pubbliche importanti. Quando ne hanno fatto parte, hanno pensato bene a prendersi magari per il partito la loro tangente. Quindi aspettiamo ancora un po' e vediamo se i pentastellati non si corrompono. Intanto ci sono stati dei singoli casi isolati e loro li hanno isolati. Ma voglio vedere quando faranno parte di una maggioranza di governo che cosa succederà. Perché i comunisti, per esempio, si sono tenuti sempre all'opposizione sapendo che non potevano vincere il governo, perché altrimenti la NATO sarebbe intervenuta come è intervenuta in Cile, scacciando Salvador Allende. Qua ho dei libri di sua figlia che scrive da Miami, Isabel Allende. Salvador Allende, che ha vinto le elezioni e quindi è stato uno dei pochi comunisti eletti a governare un paese dopo quelli, i repubblicani della Spagna anarchica degli anni 30, beh, gli hanno organizzato Kissinger e Nixon un colpo di stato a cui hanno aderito una giunta civico-militare capeggiata da Pinochet, che era il generale preferito da Salvador Allende. Se Enrico Berlinguer avesse vinto le elezioni, sarebbe diventato primo ministro, cioè presidente del Consiglio dei Ministri, probabilmente avremmo avuto un'intervenzione della NATO e ci avrebbero bombardato come in Cile. Tant'è vero che hanno ucciso Aldo Moro perché si avvicinava troppo pericolosamente per i democratici cristiani filo NATO alle posizioni di Berlinguer e a Berlinguer stesso, che era filo moscovita. E quindi che altra cosa dirvi? Niente, sono dei vapensieri, ma la cosa più importante, perché altrimenti il video viene pesante, è che vi desidero, I wish to you to have a happy new year. Vi desidero un felice anno nuovo. Prossimamente farò dei video, anche perché adesso è giovedì 29 dicembre 2016. Probabilmente prima del 31 o il 31 o dopo il 31 dicembre farò dei video, anche perché voglio filmare un po' di fuochi artificiali, che so che alla gente piace molto vederli in internet. E quindi magari caricherò anche un video di fuochi artificiali a parte. Comunque, qui vi lascio perché fa un caldo pazzesco e con il cambio climatico già l'inverno è diventato estate. Allora vi lascia il vostro Santen Chan, care amiche ed amici, grazie di seguirlo. Mi raccomando, continuate a sostenermi. Non ho potuto ancora fare un video sponsor time perché ho ricevuto pochi pollici su e soprattutto quasi nessun commentario. Allora per due o tre canali non lo faccio lo sponsor time, ma mi raccomando, io vedo perché filtro i commenti, commentate alcuni miei video e io farò uno sponsor time sul vostro canale. Naturalmente più video commentate meglio è, e più pollici su mettete per video meglio è, altrimenti non faccio lo sponsor time se non commentate i miei video. Io vedo poi i video che sono stati commentati perché filtro i commentari, accetto le critiche e non accetto le offese, quindi non vi preoccupate, commentate come volete, basta che non siano offese personali o ingiurie, e poi dategli pollice su e iscrivetevi al canale. Io vedo queste cose e soprattutto vedo i commentari e vi faccio uno sponsor time.
più video guardate e commentate, se possibile mettete pollice su, e più avete la possibilità che io faccia uno sponsor time sul vostro canale. Allora vi saluto a tutte e tutti per uguale e vi lascio alla prossima, cari amiche ed amici. Se no il video mi viene troppo pesante con la filmatrice Verio, che è un vecchio modello del 2010, non ha molta compressione e quindi non ha molta compassione di me che devo editare dopo il video. Ciao, se no poi mi prende 2 o 3 ore editarlo e caricarlo e poi mettergli tutti i dati nella descrizione, compartirlo nelle reti sociali, condividerlo nelle reti sociali. Allora vi lascio, ciao, alla prossima, e scusate se faccio 1 o 2 video alla settimana, ne vorrei fare di più. Ciao, adesso ho approfittato di fare il video sul augurandovi un felice anno nuovo e quindi l'ho fatto.